Oggi vi porto in un'esplorazione in un paese davvero particolare, Cerreto di Saludecio, soprannominato in zona Romagna il paese degli sciocchi. Il borgo risale all'epoca medievale, ma, come spesso accade, probabilmente il primo nucleo abitativo affonda le sue radici in epoca ancora più remote. La prima testimonianza scritta è del 1231, in occasione della sottomissione del borgo al comune di Rimini, ancor prima che i Malatesta diventassero una delle signorie più importanti della zona d'Italia. Nel XV secolo finì sotto l'influenza della Repubblica di Venezia, per passare poi, come tutta la Romagna, sotto il governo dello Stato Pontificio, in cui rimase sino all'Unità d'Italia. Il paese ha ancora un abitato ben conservato, per essere ormai quasi del tutto abbandonato, e dal campanile della chiesa, che in origine era la torre cittadina, si intuiscono i confini delle vecchie mura del paese. Era in pratica una rocca fortificata. La descrizione del borgo di Cerreto è simile a quella di centinaia d'altri che si trovano in tutta Italia, ma qui la parte interessante è costituita dalle leggende che lo hanno reso celebre come il paese degli sciocchi. Per farvi capire meglio la genesi di questa voce, vi racconto tre storie distinte sui cerretani, tre storie di fantasia, molto probabilmente, che ci portano indietro nel tempo. La prima è la polenta nel pozzo. Si narra che, durante la preparazione della polenta per una festa di paese, i cerretani decisero di non prepararla ognuno per sé a casa propria, ma di fare un'unica infornata, gettando acqua bollente e farina all'imboccatura del pozzo. A un certo punto, un cerretano decise di buttarsi della polenta per capire se fosse pronta, ma quando gli altri paesani iniziarono a sentirlo deglutire, non pensarono ad altro se non che questi stesse rubando loro tutta la polenta e si gettarono anch'essi nel pozzo. Un'altra leggenda vuole i cerretani impegnati in una guerra contro un paese vicino, guerra che, inasprendosi, necessitava di un'arma di distruzione di massa. La tecnologia all'epoca non era certo quella di Tony Stark, quindi pensarono di realizzare un cannone per distruggere le mura dei confinanti. L'arma, preparata dai cerretani, aveva però una caratteristica peculiare. Non essendo in grado di reperire una sufficiente quantità di ferro né di plasmarlo nella forma di un cannone, gli abitanti pensarono di realizzarlo di legno. Una volta accesa la miccia per la prima carica, l'idea si rivelò bislacca. Il cannone esplose in mille pezzi. Ma i cerretani erano anche persone in grado di capire i propri limiti e, accortisi che l'intelligenza deficitava un po' in paese, decisero di recarsi a Rimini per acquistarne un po' e distribuirla agli abitanti. Un manipolo di persone, scelte fra le migliori, partì dalla piazza. Il cammino verso la città durava in genere un giorno intero, quindi, giunti a metà strada e ormai fatta sera, i cerretani decisero di tornare indietro. In paese raccontarono che, avendo loro coperto metà strada il giorno precedente, quello successivo avrebbero percorso il rimanente tratto, giungendo agevolmente al mercato riminese. Queste voci e leggende avevano dato vita a una festa di carnevale di Cerreto di Saludecio, appunto, durante la quale le storielle erano il fulcro dei festeggiamenti, durante i quali l'uomo edera, l'anziana che porta a cavalcioni il marito o il pagliaccio coperto di canne, facevano ridere e rendevano partecipe il pubblico. Un tempo la festa era particolarmente vivace e frequentata, ma ormai, purtroppo, è solo un ricordo perso fra le pieghe del tempo. In realtà ci siamo resi conto che questo qui è un borgo, in realtà è tutto meno che completamente abbandonato. È un borgo che è in evidente fase di recupero, perché ci sono, sì, alcune case, tipo questa, che sono davvero diroccate, le porte sono ancora comunque chiuse, non c'è quell'abbandono completo come abbiamo visto in altri posti. Ci sono alcune case che evidentemente non sono più abitate, ce ne sono altre invece che sono già in avanzatissima fase di ristrutturazione
e ce ne sono alcune che sono proprio completamente abitate. Lì c'è un cagnone che sta abbaiando da 10 minuti, perché giustamente ci sono due intrusi come io e Tony, il buon Tony, che siamo qua a rovinargli la quiete. E nulla, è bello perché c'è un mix fra la parte ristrutturata e la parte ancora diroccata. Quindi, per dire, qua a destra, vedete, c'è una casa che è recuperata, bellissima, in pietra vista, mentre invece qui c'è una casa ancora completamente diroccata, ma comunque chiusa, quindi non alla mercé, diciamo, dei vandali. Qui ci sono delle parti diroccate, per dire, questa casa qui, e aperte, diciamo, mentre naturalmente non c'entriamo, però sono delle parti che si vede che sono case rotte, distrutte, mentre invece ci sono delle parti che sono molto, molto più nuove, molto attuali, e se non abitate tutto l'anno sono un posto in cui qualcuno viene quantomeno in vacanza nei mesi estivi, ecco. Quindi una bella sorpresa scoprire un borgo che ti aspettavi completamente diroccato e che invece, nel quale sono già visibili 4-5 direi almeno interventi di grossa ristrutturazione che hanno riportato alla vita un borgo che doveva essere abbandonato. Sì, no, Tesla ne ha fatti, ha fatto tantissime cose, però anche le armi dei nazisti, tipo volevano mandare in orbita un satellite che poi avrebbe fatto il cannone spaziale proprio. Quello lì è un'altra cosa incredibile che avevano pensato. Il cannone spaziale. Esatto. Lui lo realizza lui. Magari non funzionante, cioè chissà, magari ce la fa, però che non sia funzionante, ecco. Stiamo entrando a Castelnuovo di Auditore, la prima casa che ci accoglie è una casa relativamente nuova, però subito a sinistra ci sono le diroccate e così inizia tutta la parte diroccata e poi una nuova diroccata. Vediamo come si presenta. Dopo Cerreto siamo adesso a Castelnuovo di Auditore, un piccolo borgo abbandonato in provincia di Pesaro Urbino. Castelnuovo era un tempo un centro importante della zona riminese, anch'esso gestito dalla signoria dei Malatesta, fino a quando, durante la metà del 300, finì sotto il Ducato di Urbino. È interessante vedere come venisse classificato a paragone dei villaggi limitrofi da Galeotto Malatesta nel 1300, che faceva un elenco delle sue proprietà allo scopo di esigere poi i tributi. Castelnuovo veniva accreditato di 35 fuochi, mentre qui vicino Tavoleto, che lo vedremo dopo, ne aveva 40, Ripamassa 16, Auditore 31 e così via. Poco più avanti, nel 1371, tutto il Ducato di Rimini veniva accreditato complessivamente di 2240 fuochi, corrispondenti a circa 9000 abitanti, e il suo territorio comprendeva 50 ville e castelli. Nel 1332 il paese fu dotato di imponenti mura difensive, ci siamo andati sotto, diventando un borgo fortificato, un'opera edile volta a creare una cintura di fortificazioni allo scopo di fermare le mire espansionistiche delle città vicine e proteggere i più importanti castelli di Montefeltro e San Giovanni in Marignano. Da allora l'abitato fu considerato uno dei castelli di Rimini, di quei 42 di cui abbiamo parlato prima, e probabilmente proprio allora cambiò il proprio nome in Castelnuovo. Dopo che nel 1462 Federico da Montefeltro sconfisse Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, come capitano di Papa Pio II, Castelnuovo di Auditore venne aggregato al Ducato di Urbino, nella cui orbita mantenne una certa indipendenza e anche il diritto di inviare un suo delegato a rappresentarne gli interessi a Urbino.
Grazie a quelle antiche conquiste, l'area fa oggi parte delle Marche, non della Romagna, un'antica eco di quelle guerre fra cavalieri. Oggi Castelnuovo è quasi completamente abbandonato e tantissimi edifici sono ormai in rovina. Degli antichi 35 fuochi che caratterizzavano il paese non se ne conta più nessuno. Soltanto durante i weekend o i mesi estivi qualcuno che non si rassegna a girare la chiave di casa proprio per l'ultima, tristissima volta. Wow! Però, mamma mia, però, oh signore, qui ci fidiamo? Sì, c'è l'intonaco di canne, vediamo che cosa c'è qua. Si va su. Mamma mia. Tutte le travi peraltro crollate, marce per terra, e lì c'è un pinza che appare. Qua c'è un rombo lì. Ci siamo rincontrati, ma l'avevano murato tutto sto posto. Mamma mia. Te sei entrato fino dentro nella chiesa? No. Non vedo. Non... Questa dovrebbe essere la chiesa, no? Questa è la chiesa, non sono riuscito a capire come si entri. Qui c'è un solaio che mi preoccupa. Ah no, non è un solaio, ma è un tetto di edera. No, ci sono ancora delle tavelline là. C'è un solaio mezzo crollato. Qui. Rischia di crollare ogni minuto, direi. Quel trave è pronto. Un filo veloce, magari, via. Siamo tornati al punto di partenza. Chiesa non si entra, mi sa. Dentro la chiesa non si può entrare, però tento di far passare il gimbal e il braccio telescopico in modo da potervi far vedere qualcosa. Stacca il telefono e siamo qua. e siamo arrivati quando il paese era ancora vivo e abitato, la lapide per tutti i caduti della prima guerra mondiale. Ma è pieno di pipistrelli. Ah, che figata! Pieno di pipistrelli. Sì. Vabbè, tanto io il problema dei capelli non ce l'ho, ne ho pochi, quindi chi se ne frega. Due. Qua cosa c'è? Qua chissà dove andiamo. Ma qua sono tipo veramente... No, sono dei passaggi... Sono dei passaggi sotto le mura. Sì. Un po' angusti. È tutto qui, però... Quello che mi distrae, mi valeva la pena. Lì c'è un'uscita? Sì, qua c'è un'uscita. Andi lì. Mamma mia, ragazzi. No, i pipistrellini appesi, spettacolo. Ah, non riesco mica a passarci io. Come non riesci? Meglio di là. Questa è una porta più adatta alle mie cospicue dimensioni. Eccola la Tony Cash. A sinistra. E qui si vedono tutte le mura di Castelnuovo di Auditore, però poi dopo non ci si riesce a salire su, quindi arrivare all'antico abitato, e qui c'è peraltro il secondo livello, non si riesce ad arrivare all'antico abitato lassù perché è tutto pieno di alberi, non si passa proprio più. Tutte le mura sono state coperte di alberi e il camminamento è completamente impedito. Altro pertugio tipo catacombe. No, però questo qui finisce subito.
andando da Cerreto a Castelnuovo ci siamo imbattuti in Tavoleto, che era un paesino che io non conoscevo, che ha un castello che sembrava veramente bellissimo. E quindi come non fermarsi a guardarlo e a mostrarvelo.